Leak, ben ritrovati miei cari vintori dell'Ujona a Barcaccio. Adesso parliamo della conferenza di Bigon di ieri, dove a margine appunto della presentazione di Bonifazi è restato 25 minuti a rispondere alle domande dei giornalisti e ne ha dette di ogni su tutti gli argomenti. Iniziamo in ordine cronologico. Arnautovic gli chiedono a che punto siamo. Lui dice c'è una trattativa, c'è uno scambio di tensioni, a volte queste trattative si concretizzano, altre volte no. Non c'è una scadenza di preciso, quindi fa capire che si potrà andare avanti ad oltranza, che ovviamente loro vorrebbero chiudere il prima possibile, ma che non dipende da loro. E quindi cita la fine del mercato, ossia il 31 agosto, come la deadline ultima con cui appunto si possa chiudere tale operazione. Aggiunge, mi conoscete, sapete che cerco sempre di chiudere il più alto numero possibile di trattative prima del ritiro, e questa invece, come tante altre volte succede, ci sono trattative che hanno bisogno di più tempo, e questa, aggiunge, è una di quelle. Gli chiedono se c'è ottimismo comunque, e lui appunto ribadisce che non dipende solo da noi, dice. Perché lui dice, io sono un ottimista di natura, non sono uno che apre tanti fronti di trattative, ne apro poche, ma quelle poche che apro tendo a chiuderle, mi conoscete, e normalmente ci riesco. Parole della Riccarda. Quindi io penso di riuscire a chiudere anche questa, ma più di questo non posso dire. Gli chiedono di Tomiyasu, Tomiyasu dice, c'è l'interessamento di 4 club su di lui. Per il bene del Bologna Football Club e per il bene di Tomiyasu, se ci saranno le condizioni lo faremo. Altrimenti, grazie a saputo, dice proprio così, non abbiamo bisogno necessariamente di cedere, perché non dobbiamo mettere a bilancio necessariamente delle entrate. Quindi vedremo se si farà, fa capire che Tomiyasu vorrebbe, ma fa capire che Tomiyasu accetterebbe anche l'ipotesi di rimanere a Bologna, e che Tomiyasu quindi partirà solamente a fronte di soldi che appunto giustificherebbero tale partenza, ossia i famosi 25 milioni di euro. Chiedono di Medel, e anche lì dice se ci sarà l'opportunità per lui e per noi, apriremo eventualmente e ne parleremo eventualmente di tali trattative. Ad oggi non c'è niente, è un giocatore del Bologna. Gli chiedono se esista un piano B per Arnautovic, e lui risponde, esistono sempre piani B, ma in questo momento non ci pensiamo, perché il nostro pensiero unico è al piano A, e cioè a Marco Arnautovic. Siamo attaccati a questa trattativa, ok, e continueremo a battere tale pista senza distrarci in altre. Poi gli chiedono di Orsolini come l'abbia visto, e lui risponde, l'ho visto positivo, allegro, pieno di entusiasmo, il solito Orsolini. Anche su di lui ci sono dei club interessati, se appunto vi sarà l'opportunità per noi e per lui di eventualmente valuteremo, ma ribadisco, dice la Riccarda, qui a Bologna, grazie a saputo, non abbiamo bisogno di cedere. Poi Bigon parla e fa tutto un pippone, ok, sull'idea di squadra che lui tiene, di collante, di gruppo, e facendo appunto lo spaccato con la vittoria agli europei di calcio dell'Italia di Mancini, e lui dice che è sempre per la continuità tecnica, ok, e che è sicuro che i frutti arriveranno seguendo questa sua filosofia. Gli chiedono, 41 punti, i risultati mancano, è quello che vi aspettavate? E lui dice che si possono fare tante analisi, bisogna analizzare come sono stati fatti, dice, questi punti, e guardando all'ultima stagione dice sono stati fatti praticamente già a marzo eravamo salvi. E dobbiamo valutare anche il fatto che il Bologna è una delle squadre più giovani, che fa esordire tanti 2000, ok, in campo, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e di questo noi dobbiamo esserne contenti. Queste le parole della Riccardo, sono queste le cose evidentemente di cui dobbiamo farci le seghe. Poi ribadiscono, un giornalista gli chiede, 6 anni di saputo, in media sono stati fatti 42 punti, sono in linea con le attese e gli investimenti che in questi 6 anni si sono stati fatti, oppure c'è qualcosa appunto che ci si aspettava di diverso?
E lui dice che se si ragiona nel numero di punti in classifica, allora si possono fare delle valutazioni che possono essere personali, possono portare appunto ad un'insoddisfazione. Ma lui dice che bisogna fare un ragionamento più ampio e che bisogna guardare appunto all'intero percorso. E recita come in questi 5-6 anni qui a Bologna si sia costruito, a detta di Riccardo Bigon, un progetto tecnico che in pochi altri qui in Italia sono riusciti a costruire e che siamo riconoscibili non solo in Italia ma soprattutto in Europa per questo. E dice: il progetto tecnico è un qualcosa che riempie la bocca e piace come argomento da bar, e aggiunge da bar sport. Riccardo Bar Calcio, prego, lo so che sei un affissionato del canale e questo lo testimonia, ti stava per scappare, grazie lo stesso per la citazione. Andiamo avanti. Dice per l'appunto che un club come il nostro non può dire di poter raggiungere obiettivi che sono concreti, come concreto potrebbe essere il raggiungimento di uno scudetto o un piazzamento in Champions League, e che quindi 3-4 punti in più in classifica rispetto ai 41-42 che si sono fatti in questi anni poco cambierebbero, e che quello che bisogna guardare invece è vedere come la rosa sia piena adesso di giocatori interessanti, giovani con del potenziale, come ci sia una continuità tecnica che porti un valore aggiunto, come ci sia un progetto appunto ben riconoscibile e riconosciuto da tutti anche fuori dall'Italia. E dice come oggi quando va a trattare un giocatore non è come 4-5-6 anni fa, che faceva fatica a convincerli a sposare appunto il Bologna Football Club. E dice che oggi sono i giocatori che sono ben contenti anzi di venire qua, perché c'è un qualcosa di ben riconoscibile, ok? E dice tutti i giocatori di una certa tipologia vogliono venire qui oggi. Ci sarebbe da chiedere esattamente quali fossero, quali siano questi giocatori di una certa tipologia, ma lasciamo stare. E dice e aggiunge: questo chiaramente non porta 3-4 punti in più in classifica, ma il club ad avere un certo valore. Quindi dobbiamo farci le seghe di questo, va bene? Poi gli chiedono se numericamente siamo a posto, e a lui questa parola, sapete, piace molto, e ribadisce come numericamente siamo già a posto così, non ci sono dei buchi, e quindi si valuterà solamente qualora dovesse uscire qualcosa, di appunto valutare di fare qualcosa anche in entrata, ma che numericamente siamo a posto. Poi aggiunge: certo, si guarda sempre per migliorare la rosa. Poi dice: non è facile oggi dare la sensazione di un club in crescita che può fare ancora di più in futuro, e il Bologna fa questo. Secondo Bigon, quindi, i giocatori sono contenti di accettare Bologna perché c'è la sensazione che da qui ai prossimi anni Bologna possa diventare qualcosa di importante. E questo aggiunge perché grazie a Saputo, dice questo, che può appunto vantare delle disponibilità economiche che danno serenità all'intero ambiente, quindi alla società del Bologna Football Club. Un giornalista però pungola e rimette il dito e chiede alla Riccarda: sì, ok, il progetto tecnico, tutto quello che ha detto, tutto bello, ma però 41-42 punti in questi anni che ha prodotto e che si sono prodotte perdite continue a bilanci, possibile che possa essere definito appunto un qualcosa di positivo per voi? E Bigon ribadisce come appunto i club oggi, tutti quelli che stanno nella fascia equiparabili a Bologna, siano club in perdita di bilancio, che il Covid ha depauperato il mercato e che oggi anche a svendere i giocatori, qualora si volessero vendere tutti, comunque si riuscirebbe a ritornare di tutti gli investimenti fatti. Quindi ribadisco, dice che svendendo i giocatori oggi si riuscirebbero a rientrare degli investimenti fatti. Quindi secondo Bigon, svendendo i giocatori si riuscirebbe a prendere 100 milioni di euro. Queste parole di Bigon, che sono parole inferite, perché dice così, ok. Poi aggiunge, visto la domanda del giornalista che gli chiede: ma siete contenti delle plusvalenze fatte in questi anni? E qui la Riccarda finalmente ci dà una risposta a quello che noi vogliamo sentire da sempre. Guardate, dice, che il club del Bologna
non è una società di trading. Io non sono qua per fare plusvalenze. Mettetevelo bene in testa, ok? Se volete che si diventi questo, allora io ditemelo che vendo i giocatori, ma poi se facciamo questo, aggiunge, si depaupererebbe il progetto tecnico. A me viene da chiedere, ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Cioè dice che il progetto tecnico è in crescita, no? Proprio a fronte del fatto che non siamo un club che deve fare plusvalenze, quindi non deve guardare a questo. E poi però ribadisce come se appunto si facesse quella strada lì, appunto si depaupererebbe il progetto stesso, nel senso che in teoria, visto che non si segue quella strada, dovremmo ottenere dei risultati in classifica. Non si spiega altrimenti perché non si ottengono risultati in classifica, non si ottengono plusvalenze, perché dice non essere il loro obiettivo. Però allora così che cos'è che si sta ottenendo? Si sta ottenendo una nomea internazionale per cui i giocatori sono contenti di venire qua a Bologna a imparare calcio per poi spiccare il volo verso altri lidi? A sentire Bigon, no, perché non è questa l'obiettivo del Bologna. Quindi, se non è questo, qualcuno in società sta facendo un lavoro fatto male. Perché se l'obiettivo è prendere dei giocatori per innalzare il progetto tecnico e quindi ottenere di rimbalzo anche punti in classifica in più, non si spiega come mai non ci si stia riuscendo, visto e considerato che da 6 anni, da quando c'è Saputo, si stanno ottenendo sempre le stesse cose in termini di classifica. Ok? Quindi c'è qualcosa che stride, c'è qualcosa che stride. Poi gli chiedono se in difesa si farà qualcosa, si parla di Benatia e di Tiate, e Bigon fa capire che si sta guardando anche appunto a incrementare il pacchetto difensivo con un'aggiunta, valuteranno adesso quale, ma fa capire, intendere di sì, che spesso ai giornalisti arrivano prima le notizie quasi che a loro. Quindi queste le parole abbastanza alcoliche di Riccardo Bigon, che non risponde quasi mai al come mai in questi 6 anni si siano raggiunti modestissimi risultati in termini di classifica. Invece lui sposta sempre il focus dell'attenzione sul fatto che, a sentire lui, il progetto tecnico qui a Bologna sarebbe invidiato in Italia e fuori dall'Europa, poiché è un progetto ben appunto distinguibile e che sta facendo scuola. Queste sono le parole di Riccardo Bigon, non mi sto inventando niente. Però poi non si capisce perché alla fine, quando dice per l'appunto non siamo una società di trading, ok, ma allora come mai, se non siamo una società di trading, non riusciamo ad ottenere risultati in classifica? C'è qualcuno allora che sta lavorando male, io dico. Perché se è vero che da 5 anni, come dici te Riccardo Bigon, il progetto tecnico del Bologna è in crescita, e lui sottolinea come in Italia non ci siano altri club in crescita come il Bologna. Io vorrei citargli il Verona, il Sassuolo, l'Atalanta, altro che se non sono in crescita. Insomma, io vorrei anche sottolineare questi aspetti. Insomma, mi sembra abbastanza discutibile certe chiose che ha fatto. Quindi questo è quanto, miei cari mentori. Fatemi sapere che cosa ne pensate sulle parole della Riccarda. Se non altro, ha sottoscritto il fatto che segue Illusiona Bar Calcio, ok? Bar Calcio, non Bar Sport, Riccarda, Bar Calcio. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Illusiona Bar Calcio dei video. Iscrivetevi, condividete, il mi piacino, a mi raccomando, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.